In questo periodo di tagli alla cultura, Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo va in controtendenza, aumenta di 100.000 euro il budget per Culturalmente, uno dei due progetti con cui Fondazione sostiene la produzione culturale giovanile. 700.000 euro a disposizione di progetti incentrati su tematiche di attualità a tutela della sostenibilità, dell'ambiente e del patrimonio artistico. Sono due bandi molto importanti, Founder 35 e Culturalmente, che di fatto offrono l'occasione e la possibilità ai giovani di mettere in campo dei progetti. Qual è la differenza? Non sono contributi culturali, sono opportunità per costruire delle cose importanti in ambito culturale, per valorizzare le professionalità che questo mondo esprime e spesso non viene valorizzato e per dare un contributo in qualche modo su tematiche all'ordine del giorno, importanti come quella della valorizzazione dell'ambiente, come quella della valorizzazione del patrimonio artistico e ovviamente l'impresa culturale giovanile. L'iscrizione dovrà essere effettuata sul sito www.fondazionecariparo.it entro il 31 luglio. Progetto Estagio è un progetto per i ragazzi dai 14 ai 18 anni che prevede il coinvolgimento attraverso un team specializzato che appunto li raccoglie per le strade, nelle scuole e nelle parrocchie e attraverso quattro arti, la fotografia, il cortometraggio, il DJ set e il writing, trasmette un po' i valori della cultura, dell'ambiente e dell'integrazione sociale. Il progetto consiste nella realizzazione di interventi artistici e culturali in collaborazione con l'ULS e due istituti superiori per un totale di un centinaio di iscritti, di studenti iscritti. Questi percorsi vanno dalle tecniche di argilla e raku, cucina etnica e fusion, montaggio video, teatro. Il 15 luglio invece è la scadenza per Founder 35. Un fondo di durata triennale che intende selezionare le migliori imprese giovanili attive nell'ambito della produzione artistica e della tutela dei beni culturali. Qui lo stanziamento complessivo è di 1 milione di euro. Il progetto Nuove Energie cerca di rispondere alla sfida se la cultura e l'arte possono essere una risorsa da investire contro la crisi come alternativa per i giovani del territorio all'andare all'estero o cercarsi lavori che non corrispondono alle proprie competenze e alle proprie capacità. Il progetto è creare un team di fundraising per il Teatro dell'Inutile. Fundraising sono degli operatori che lavorano nell'ambito specifico della ricerca fondi per attività culturali come il nostro caso. Stiamo cercando una nuova casa, uno spazio più grande per l'Accademia dell'Inutile, un'accademia per i ragazzi rivolta agli 8 fino ai 18 anni e questi operatori si occuperanno di recuperare fondi adatti a trovare un luogo giusto per le nostre attività.